Dimmi un po' secondo te che cosa significa fair play. Secondo me fair play significa gioco leale. Al via con Sport in Piazza, l'edizione 2018 del premio Fair Play Menarini, ospitato ancora una volta a Castiglion Fiorentino, una a tre giorni che porterà poi alla serata di premiazioni dei grandi big campioni dello sport, tra cui anche Giovanni Trapattoni. Il messaggio è l'insegnamento che si deve dare attraverso il rispetto e la correttezza e la vita sia da sportivi che dopo sportivi che hanno fatto questi grandi campioni. Quindi rispetto, lealtà e correttezza. Per l'avvio di questa 22esima edizione, ospitata per il sesto anno consecutivo a Castiglion Fiorentino, 12 società sportive si sono esibite con i loro giovani allievi in attesa dei tanti campioni del presente e del passato che saranno i protagonisti della serata conclusiva di giovedì 19 luglio. Nel mezzo una giornata dedicata a visite culturali a Castiglion Fiorentino e una cena di gala a Piazzale Michelangelo, tra i premiati anche Carolina Kostner. Ospitiamo una manifestazione che, lo dico in modo un po' presuntuoso, ci appartiene, perché ci appartiene sicuramente la nostra caratteristica di comunità vocata allo sport, e ci appartiene anche il fatto che sui principi del fair play ci stiamo credendo, ci vogliamo credere, e quindi è un bel messaggio che attraverso questo evento che annualmente si ripete, che anche Castiglion Fiorentino è cresciuto. Il premio internazionale Fair Play Menarini si è spostato a Foiano della Chiana per l'appuntamento che anche quest'anno ha messo a confronto i cittadini con i big dello sport. I campioni si raccontano in piazza Fra Benedetto, ha visto sul palco il pallavolista foianese Alessandro Fei, che non è tra i premiati ma ha ricevuto un riconoscimento da parte di Foiano della Chiana. E di campioni che invece riceveranno il premio Menarini, l'asso del salto in alto Stefan Holm, il cestista Tony Kukoc, la tennista slovacca Daniela Antuciova, intervistati dal giornalista Lorenzo Dallari. Si sono raccontati a cuore aperto, con il sorriso sulle labbra, hanno fatto trapelare le loro emozioni, il loro amore per il loro sport, ma anche per lo sport, con spontaneità, con sincerità e devo dire anche confermando quell'etica comportamentale che ne ha giustificato il riconoscimento. Tu porti la tua esperienza e un altro porta la sua esperienza e confronti quello che è cos'è lo sport, insomma, in particolare. Quindi diciamo che per noi è una cosa abbastanza scontata, forse invece per chi magari ci ha ascoltato sono cose che non ha mai vissuto e di conseguenza può capire i sacrifici e tutto quello che abbiamo passato noi per riuscire ad arrivare a diventare così importanti, insomma, grandi giocatori.